Buongiorno, eccoci qui ragazzi, buona settimana, ve lo ricordate, famoso microfono, eccolo qua, finalmente l'abbiamo ritrovato anche qui nella casa nuova. Allora, come hai detto ieri, però con una piccola modifica, quest'oggi, a distanza più o meno di 10 giorni dall'ultimo video sul mio canale ufficiale personale YouTube Nicola De Lucia, parliamo di Serie A, ma diamo anche uno sguardo un po' sulla Serie B di calcio maschile. Allora, la giornata numero 27 è iniziata in diciamo da venerdì, quindi un po' di giorni di partite di Serie A. Allora, i risultati, con ovviamente poi il posticipo che chiuderà il 27° turno questa sera, Atalanta-Sampdoria, sono stati codesti: Milan-Udinese 1-1, Genoa-Inter 0-0, Salernitana-Bologna 1-1, Empoli Juve 2-3, Sassuolo Fiorentina 2-1, Torino Cagliari 1-2, Verona Venezia 3-1, Spezia Roma 0-1, con rigore finale per la Roma e contestazioni vivacissime dello Spezia, giustamente. Lazio Napoli 1-2, appunto questa sera alle 20:50 per i 5 minuti per il No War della Federcalcio italiana davanti a Sampdoria. Al momento la classifica avete, visto che in Zambia stavamo quasi per avere due turni uguali con i passi falsi sia del Milan che dell'Inter del Napoli, abbiamo in testa, credo forse per maggiore differenza reti positiva, il Napoli 57, stessi punti il Milan, Inter 55, Juve quarta, quindi ultimo posto Champions 50 punti, Atalanta con una gara da recuperare oltre a quella di questa sera 44 punti, Roma 44, zona Conference League, seguono Lazio 43, Fiorentina 42. Appunto Lazio e Fiorentina sconfitte nell'ultimo turno, Verona 40, Sassuolo 36, Torino 33, Bologna 32, Empoli 31, Udinese 26, Sampdoria stessi punti dei friulani, anche lo Spezia 26, Cagliari 25 più 3 sul Venezia e appunto zona calda retrocessione che si apre quindi con i Lagunari, Venezia 22, Genoa 17, Salernitana 15. E qui dalla nostra cara fonte di Direttv vediamo che Genoa e Salernitana hanno praticamente un periodaccio di pareggi e giustamente, come diceva anche un caro mio amico, se tu pareggi e non vinci mai è un po' difficile che ti salvi. Andiamo alla presentazione del turno 28, quindi questo vuol dire che mancano una decina di partite alla fine della stagione, quindi praticamente siamo nell'ultima porzione di stagione, sia di Serie A che di Serie B, anche se sappiamo che la Serie B prevede poi playoff e playout. In caso particolare non di corrispondenza di alcuni criteri. Allora, la 28ª giornata che si aprirà, visto che l'Inter poi andrà in casa del Liverpool per il ritorno di Champions, venerdì 4 marzo alle 20:45, Inter Salernitana, sabato alle 15 Udinese Sampdoria, alle 18 Roma Atalanta, gran bella partita. Cagliari Lazio alle 20:45, la domenica all'ora di pranzo 12:30 Genoa Empoli, alle 15 Bologna Torino, Fiorentina Verona, Venezia Sassuolo, alle 18 Juve Spezia, Super Big Match Napoli Milan alle 20:45. Quindi, insomma, che cosa possiamo dire per la Serie A? Che è ovvio che per la zona coppe
diciamo dalla Conference fino alla Champions, i piazzamenti ovviamente sono importanti. Poi insomma, vedendo sempre da qui dalle statistiche, l'Atalanta per esempio ha perso un po' di terreno nelle ultime 5 partite, neanche una vittoria. Vedremo questa sera contro la Sampdoria. Nella zona calda retrocessione, appunto come dicevo prima, Genoa e Salernitana stanno pareggiando sempre. Pit stop del Venezia, che comunque nelle ultime 5 ha 3 sconfitte, un baro, una vittoria. E niente, staremo a vedere. Passiamo alla Serie D, che tra 1/2 saranno anzi 3 settimane per il recupero, ricordate, di dicembre non disputati, che anche questa settimana torneranno in campo appunto nell'infrasettimanale tra il 1° e il 2 marzo. Ma veniamo ai risultati della 26ª giornata. Ternana Cremonese 1-2, Parma Spal 4-0, Vicenza Pordenone 1-0, Como Brescia 1-1, Cosenza Alessandria 2-1, Benevento Perugia 0-1, Regina Pisa 1-0, Monza Lecce 0-1, Cittadella Frosinone 3-0, Ascoli Crotone 2-1. Il turno che inizia domani, perché oggi finisce il mese di febbraio, domani inizia il terzo mese del 2022 marzo, avremo domani alle 18:30 Benevento Cremonese, Brescia Perugia, Ternana Pordenone e Alessandria Como. Il 2 marzo avremo stessa ora 18:30 Frosinone Cosenza, Lecce Ascoli, Monza Parma, Pisa Crotone, Regina Vicenza e Spal Cittadella. La classifica vede per noi cari del sud il Lecce in testa 49 con la Cremonese. Credo però il Lecce primo per migliore differenza reti. Zona playoff, Brescia 48, Benevento 46, primissime fasi playoff, Pisa 46, Monza 44, Ascoli 42, Frosinone 41, seguono Perugia, Cittadella 41, Como 35, Regina 35, Parma 32, Ternana 31, Spal 27, zona playout, Alessandria 23, Cosenza 23, retrocessione diretta, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12. Vicenza, ricordiamo, allenato da un ex rossonero, visto che io sono milanista, Christian Braun. Quindi, che dire, anche qui, anzi, la Serie B ancora di più per quanto riguarda promozione diretta, playoff, playout, come tutti gli anni è tutto aperto, anche perché se vediamo un po' dalla decima alla prima posizione ci sono solo 8 punti di differenza, quindi tutto può accadere. Come del resto anche la zona playout retrocessione diretta, anche se per esempio il Pordenone è insomma più di là che di qua, se la possono giocare più o meno Vicenza e Crotone, però sembra di una rimonda. E poi insomma abbiamo lì Alessandria, Cosenza, insomma tutto aperto, parte finale dei campionati, partite decisive, le famose finali, tutte finali di campionato. Bene, noi ci vediamo al prossimo video che sarà sempre questa settimana dedicato questa volta al Pro Wrestling, alla All Elite Wrestling, con le anticipazioni, una panoramica generale sul pay per view Revolution 2022, che penso lo terrò sabato, massimo domenica, ma forse bensì più sabato,
Io vi ringrazio per l'attenzione, cari amici. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Mi raccomando, sempre viva lo sport in tendenza ovunque. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.